questa manifestazione non è preavvisata, quindi non può essere autorizzata, e secondariamente è scattato l'orario imposto per il rientro obbligatorio nelle proprie abitazioni. Quindi io vi devo invitare a lasciare la piazza e a rientrare presso le vostre abitazioni. Allora ci stanno senza dubbio. Tuttavia la normativa è questa, e ora, signori, cortesemente, le persone che rimangono qui ora verranno identificate dalla polizia per la successiva sanzione. Vi devo avvertire, vi invito l'ultima volta a lasciare la piazza e ritornare alle vostre abitazioni. E cominciamo a procedere all'identificazione, vi chiedo di dare i documenti per cortesia, grazie. Io ragazzi do il mio documento per essere identificato, perché io a casa non me ne vado. Allora il principio qual è? Il diritto a manifestare è garantito dalla Costituzione. È vero che non abbiamo preavvisato, ma non c'è nessuno diritto che possa impedire a qualcuno pacificamente di stare in una piazza. Anche il coprifuoco, nessun articolo della Costituzione garantisce. Noi io mi voglio fare multare, faremo appello, vi prego, chi vuole rimanere rimane. Metteremo noi gli studi legali che faranno appello e contesteranno le sanzioni di questa sera. Quindi vi prego, chi vuole andare via e non vuole rischiare, ragazzi andate via, calmi, no, tutti calmi. Libertà, 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 libertà. Noi vogliamo avere gli stessi diritti che hanno avuto le persone per stare in giro oggi pomeriggio. La gente era in giro a fare che cazzo gli pareva oggi pomeriggio, e noi dovremmo stare a casa. Dov'è l'evidenza scientifica che il virus alle 22:01 parte? Però i supermercati stanno aperti, gli autogrill stanno aperti, le mense stanno aperte, tutto continua normalmente. Perché oggi non hanno sciolto le migliaia di assembramenti che c'erano in Italia? Io a casa non vado via! E la cosa più importante che succederà da martedì è che noi non chiuderemo mai più! Noi non chiuderemo mai più! Accetteremo gli stessi protocolli che rispettano gli autogrill, le mense, i supermercati. Noi anzi siamo migliori di loro, perché negli autogrill la temperatura non te la misurano. Il caffè te lo prendi nella tazza, sì, ma no, aspetta, non volevo arrivare, no, scusa. L'igienizzante per le mani non te lo danno, il nome e cognome e il numero di telefono non te lo prendi. Puoi stare a tavola, seduto e fare quello che vuoi.